Aumenta il cielo stellato targato Michelin. A quale quota siamo arrivati? Siamo arrivati a 276 ristoranti che ci propongono ben 325 stelle. Questa è l'edizione più stellata di tutta la storia della Guida Michelin Italia. Sono stelle che coprono l'intera penisola, da nord a sud e da est a ovest. Le troviamo nei ristoranti 2 stelle, ma anche nei ristoranti 1 stella, con ben 32 novità. E quali sono le province che hanno maggior peso in questo ambito di stelle? Ma la provincia più stellata risulta essere Bolzano, seguita a pari merito da Cuneo, e va segnalato che però Cuneo è la provincia più dinamica, ci sono 5 novità quest'anno nella provincia di Cuneo. Al terzo posto segnaliamo Napoli, quindi una provincia del sud, con, lo dico così a memoria, 14 ristoranti stellati. Mentre non c'è nessuna novità per la Lombardia quest'anno. Quest'anno non ci sono novità per la Lombardia, ne avevamo, ma purtroppo dopo la chiusura della guida c'è stato un qui pro quo. Ciò nonostante, la Lombardia risulta essere la regione più stellata, con ben 52 ristoranti che hanno questa qualifica. Diciamo che è il coronamento di un percorso, il mio lavoro è stato sempre quello di fare il cuoco. Alla fine probabilmente ho lavorato anche sui salumi e è andata bene, quindi alla fine questa comunque è una grossa soddisfazione, perché è un lavoro che sento, un lavoro che ho sempre fatto, e più che altro è un concetto che ho sempre avuto di cucina. E conta essere stato il re del culatello per arrivare alla stella? Questo non lo so, forse il culatello ha coperto un po' quello che era la mia vera attività, quello di essere chef cuoco. Cosa significa ottenere una stella a 29 anni? Non lo so, è stata una cosa inaspettata e sono ancora molto 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 emozionata e penso che sia una delle esperienze più belle, appunto, della mia vita per il momento. E quanto pesa l'essere del sud in questo momento nella tua cucina? No, non pesa, no, no. Anzi, sono molto orgogliosa in questo momento di essere del sud. Forza sud, facciamoci sentire. Solo 5 mesi di apertura locale e già la stella. Cosa c'è dietro? Qual è il segreto? Ma io mi auguro che ci sia un grande territorio, un grande luogo. Siamo molto felici di esserci trasferiti in Roero, una zona in cui io ho sempre creduto, e speriamo di fare bene il nostro lavoro, soprattutto nel nome della qualità. E quanto pesa il Piemonte nella tua tavola? Il Piemonte pesa tantissimo, perché spostandomi da Torino in Roero abbiamo avuto l'occasione di trovare grandissimi prodotti, cosa che in città è molto più difficile. Per cui grandi prodotti in un grande luogo, e, insomma, cerchiamo di rovinarli il meno possibile. E il vino quanto pesa? Il vino, ovviamente, mi sono trasferito in un luogo straordinario, a prescindere dai prodotti come il tartufo, la fassona, la tonda gentile, eccetera. Siamo nel pieno del Roero, che è diventato una DOCG da pochissimo ed è ovviamente sempre matrice Nebbiolo, come Barbaresco e Barolo, i suoi illustri parenti. Seconda stella, a distanza di quanto tempo? Circa 10 anni. E cosa cambia adesso? Sicuramente il raggiungimento di un traguardo molto molto importante e anche di un, tra virgolette, un peso equivalentemente importante. Ma su cosa hai lavorato per arrivare a questo obiettivo adesso? Perché la cucina avrai certamente migliorata, ma quali sono le basi per cui tu pensi che sia arrivata alla seconda? Diciamo che nell'arco degli anni c'è sempre stata una maggiore ricercatezza, sia da un punto di vista di materie prime e sia anche da un punto di vista tecnico, anche se io, essendo completamente autodidatta e quindi non avendo fatto nessuna scuola e nessun corso di nessun tipo, è normale che il percorso sia stato forse più lungo e anche leggermente più tortuoso. Un'altra stella in Alto Adige, stavolta per un 29enne, un bel record. Quando la prima? Il quinto anno adesso che abbiamo una stella, e quest'anno la seconda. E come pensi di essere arrivato a questo risultato? Soprattutto nel modo in cui lavoro, cioè con tanto cuore, con tanta passione. Tanta passione e tanto territorio. Quanto pesa il territorio nella tua cucina? Bah, cerco sempre di prendere tutto dal territorio, basta che sia di altissima qualità. E tra le novità che proponi in questo periodo? È ancora un segreto.